Amici di Onda Libera TV, siamo a Pesaro, presso l'Istituto Alberghiero, dove si sta svolgendo una manifestazione intitolato Corto e Mangiato. Il tema dell'iniziativa riguarda la gestione dell'acqua. Ecco, siamo qui alla presenza di due docenti, due conferenzieri, che ci illustreranno adesso il sunto del loro intervento. Ecco, abbiamo la professoressa Silvana Giacchè. Io in realtà sono la referente al progetto e posso dire che questo progetto è iniziato 7 anni fa e ogni anno abbiamo trovato una tematica. Quest'anno nello specifico è l'acqua. E l'abbiamo sviluppata attraverso appunto un concorso fatto di cortometraggi che i ragazzi hanno visionato la settimana scorsa. Ne sono arrivati una 50 e di questi 50 la giuria dell'alberghiero, composta da studenti delle classi quarte, hanno praticamente valutato i 10 cortometraggi. E questi cortometraggi andranno poi valutati nuovamente da una giuria, diciamo così, di esperti a Montebello, di Isola del Piano. Dai 10 dovranno poi avere la premiazione i primi 3. Io ho pensato assieme al mio collega di far intervenire alla conferenza qui all'Istituto Alberghiero appunto Marco Gallizioli, primo perché insomma amico collega e poi perché appunto essendo fenomenologo delle religioni tratterà il problema dell'acqua più oltre che come problema anche dal punto di vista della sacralità dell'acqua facendo un excursus attraverso le varie religioni, suppongo. Forse è meglio adesso chiedere al diretto. Allora passiamo la parola al professore che ci illustrerà insomma l'aspetto mistico, se vogliamo dire così, dell'acqua. Più che mistico, diciamo che il mio intervento partirà dal considerare l'acqua in relazione ai miti dell'antichità. Non c'è mito dell'antichità che non preveda l'acqua nel suo sorgere, nella cosmogonia, nella creazione del mondo, e quindi cercare di capire perché, quali sono i significati. Ovviamente l'acqua è un archetipo, direbbe Jung, cioè un principio che ci portiamo dentro anche perché tutti noi siamo generati nell'acqua. Dunque questo archetipo, il semplice fatto che poi l'acqua è anche l'elemento della vita vitale, eccetera, ci porta a perlustrare alcuni significati nelle simboliche. Il primo significato è che l'acqua rappresenta l'indistinzione, cioè è il liquido che occupa gli spazi e quindi è la virtualità delle potenzialità e la potenza allo stato puro. Il secondo significato è invece quello legato al diluvio, cioè alla distruzione. L'acqua non è soltanto ciò che genera, ma anche ciò che ricrea distruggendo, quindi i vari diluvi. E il terzo significato è quello della purificazione, quindi l'acqua battesimale, per intenderci nel cristianesimo, le abluzioni sacre nell'Islam, oppure il bagno nel Gange o nei fiumi sacri per quanto riguarda l'induismo. Questi sono i grandi significati che cercheremo di perlustrare. Bene, grazie e complimenti per l'iniziativa, perché mi sembra che poi ha avuto anche un grande successo, visto perché sono arrivati tanti corti, è un po' da tutta Italia? Un po' da tutta Italia, da privati, da scuole di ogni ordine e grado, e quindi ci è sembrato molto interessante, anche hanno partecipato a scuole primarie e quindi mi sembra più che giusto interessare i ragazzi già dalla diciamo, età elementare ad interessarsi appunto dell'acqua e a capire che deve assolutamente essere un bene, un diritto universale. Tutti, esatto. Universale. Grazie mille, amici di Onda Libera, un saluto.